Cari telespettatori e telespettatrici, siamo qui in Piazza del Popolo a Pesaro perché tra pochi minuti inizierà la presentazione della squadra Victoria Libertas Pesaro 2024-2025. Buonasera a tutti, benvenuti! Dai, partiamo con un applauso. I tifosi sono arrivati, quindi questo significa che ci sono tutti gli ingredienti giusti per iniziare questa serata insieme. Vi ringrazio per essere qui, una serata che mancava da un po' di tempo qui a Pesaro. E, proprio ieri pensavo, io vi voglio così tutta la sera. Perfetti. Poi avrò bisogno anche di voi più avanti per riscaldare un pochettino l'atmosfera e iniziare un po' anche a vedere quello che ci aspetterà, quello che ci dobbiamo aspettare dalla vostra arena durante la stagione. Dicevo, ieri sera chiudevo gli occhi e pensavo, mi immaginavo un po' che cosa mi sarei aspettata da questa serata, proprio come si fa quando si iniziano dei viaggi, no? Prima di partire, perché alla fine quello che faremo questa sera insieme sarà un po' un primo tour, un primo viaggio insieme per questa lunga stagione e mi immaginavo una piazza piena di persone. Insomma, io ho già vissuto da vicino, avendo lavorato tanto nella pallacanestro, quanto questa città respiri pallacanestro, quanto sia importante la pallacanestro per questa città e per i tifosi. Quindi devo essere sincera, un po' il brivido sale sempre. Mi immaginavo una piazza così piena, mi immaginavo di vedervi qui tutti, ma non me la immaginavo così bella. Quindi grazie ancora per essere qui e ringrazio soprattutto Eden Viaggi che ha reso possibile questo primo viaggio insieme. Quindi io direi che siamo pronti per iniziare questo primo viaggio insieme alla scoperta della squadra che poi sarà protagonista di una lunga stagione, speriamo piena di successi. Facciamoci un applauso. Ecco, per iniziare questo viaggio è importante ricordarci dove siamo, è importante ricordare la storia, è importante anche omaggiare la città, capitale della cultura italiana quest'anno, ancora di più un onore essere qui. Adesso avremo modo anche di parlare di questa bellissima installazione alle mie spalle. Mi ricorda qualcosa che ho già visto oltreoceano, non vorrei fare paragoni troppo azzardati, ma adesso ci arriviamo, perché è importante soprattutto per una stagione vincente creare un rapporto con i tifosi, creare un rapporto con proprio tutta la città, creare un filo rosso che unisce tutti quanti. Quindi io partirei proprio da iniziare a salutare le principali autorità presenti, chiamerei qui con me il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. Un bel applauso. Vi chiedo, abbiamo un gelato a supporto? Eccolo, grazie mille. Grazie. Buonasera. Buonasera, grazie. Questo è suo. Ecco, dicevo, un grandissimo onore anche perché questa città non respira solamente pallacanestro. La pallacanestro è il fiore all'occhiello di una città dalla grande cultura. Vediamo anche la scelta di avere un'installazione così innovativa, quindi anche tecnologica e anche nel rispetto dell'ambiente, che sono, insomma, la sostenibilità è una cosa molto importante al giorno d'oggi. Buonasera a tutti, innanzitutto da parte del Consiglio della Regione Marche, dei componenti che lo rappresentano, mio personale in qualità di Presidente, saluto il Sindaco, il Vice Sindaco, le autorità, la collega Micaela Vitri, i rappresentanti della società sportiva VL e tutti voi. Poi giustamente nel rispondere all'invito che mi ha fatto, Pesaro è l'emblema di quello che è la straordinaria appartenenza dell'identità marchigiana nel complesso di una Italia che mostra e fa mostrare le cose più importanti in maniera semplice. Pesaro, capitale della cultura, è non solo tra virgolette il fiore all'occhiello, ma è l'esempio di come si sciorina la cultura in modo molto semplice, raccogliendo molti consensi e nello stesso tempo proponendosi con grande eleganza. Per quanto riguarda invece la VL, da appassionato sportivo di basket, impregnato come sono da sempre della cultura della pallacanestro, Pesaro è non solo l'emblema delle Marche nelle discipline sportive, in particolare del basket e della pallacanestro, ma è l'esempio della continuità, della coerenza, dell'appartenenza e dei valori che sono anch'essi il simbolo della nostra tradizione, quell'essenza marchigiana che fa della VL un esempio molto molto importante. E alla VL, ai suoi atleti, al suo sodalizio, al suo presidente, ai suoi sponsor, a Pesaro, in qualità di rappresentante della comunità delle Marche, auguro davvero un più grande in bocca al lupo in senso sportivo.
Grazie mille, grazie per essere qui con noi, facciamo ancora un bel applauso. Il tifo lì in fondo? Non vi sento però, vi voglio proprio costanti per tutta la serata. Chiamiamo adesso il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie di aver organizzato questa bellissima presentazione nella piazza della città. Penso che trovare un luogo migliore sarebbe stato difficile. Insieme all'assessore Vimini abbiamo modificato quello che è l'allestimento della piazza. Secondo me questa piazza è diventata ancora più bella. Questa biosfera dà sicuramente un valore aggiunto alla piazza. E aver organizzato qui appunto la presentazione secondo me è stata una bellissima idea, quindi ringrazio la società per aver deciso di farlo qui. Poi voglio ringraziare subito i tifosi, perché in questi giorni ho cercato di seguire tra le tante cose e devo dire che i tifosi anche quest'anno in maniera chiara hanno dimostrato di voler continuare a seguire e a sostenere la squadra. E comunque non era nulla di scontato. E il fatto che ci sia questa voglia comunque di continuare a seguire la VL è una bellissima cosa. Quindi chiedo, se volete, anche di fare un applauso ai tifosi, perché i tifosi in questi anni hanno sempre sostenuto la squadra e anche quest'anno stanno continuando a sostenerla al meglio. Voglio anche ricordare però che noi siamo una città dove abbiamo per fortuna una struttura, un impianto sportivo che è la Vitrifrigo Arena, che è veramente un impianto importantissimo, uno dei più belli che abbiamo a livello nazionale, e anche questa scelta di realizzare comunque un impianto così importante è un orgoglio in più che come città abbiamo, e quindi riusciamo, come dire, anche a proporre il grande basket anche grazie a una struttura come quella che tutti conoscete. Io voglio, ovviamente ringrazio tutte le autorità presenti, voglio ringraziare anch'io il Presidente del Consiglio regionale, fino a poche settimane fa eravamo dei colleghi, voglio ringraziare la consigliera Vittima, voglio anche ringraziare tutti gli assessori che sono questa sera presenti, i consiglieri, le forze, vedo anche il colonnello dell'esercito e tutte le altre forze, le autorità civili e militari di questa città. Tutte queste autorità ci sono perché vogliono tutti stare insieme a questa bellissima squadra. Voglio ringraziare anche la società, ma anche il consorzio, perché trovare persone, imprenditori che annualmente comunque sono disponibili a mettere un po' di risorse per riuscire a sostenere questa squadra, non è scontato, e quindi voglio ringraziare anche chi ogni anno economicamente investe per far sì che la VL possa in qualche modo essere sempre più importante a livello nazionale e non solo. Quindi grazie a tutti, non vorrei fare uno svarione per augurare niente, non dico niente. Un in bocca al lupo si può fare, lo dico, non c'è niente di male. In bocca al lupo a tutta la società, a tutta la squadra, ma sapendo che avremo comunque sempre una città vicino e tanti tifosi che continueranno a sostenerla. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Chiamo adesso qui con me il vice sindaco Daniele Vimini. Rapporto che continuiamo a raccontare con la città, leggendo le dichiarazioni di questi ragazzi, dei nuovi arrivati, tutti dicono è un onore vestire questa maglia, è un onore poter vivere in una città che respira pallacanestro come Pesaro. Sì, assolutamente, è un onore vestire questa maglia, la maglia della VL, è un onore rappresentare una città che ha mantenuto intatta, nonostante il passaggio di quest'anno, la passione e la voglia di basket. Vale per i cittadini, vale per i tifosi, vale per i sostenitori del consorzio, vale per la società. Voglio ringraziare il Presidente Valli, naturalmente i cittadini, i tifosi, e anche tra tutti anche un cittadino e tifoso benemerito che ci fa compagnia questa sera, che non manca mai neanche al palazzetto, che è Pecco Bagnaia, per cui chiederei un applauso. Però mi ha svelato così subito una delle nostre guest star. Ma l'avevo visto tutti. No, sto scherzando, giusto sottolinearlo, visto anche quanto sta facendo sognare tutta Italia. E ci fa piacere appunto aver scelto la piazza, aver scelto anche la sfera per rappresentare non solo i colori della VL, ma una sfera che può reagire alle emozioni come quelle dei visitatori, e sarà bello che possa quest'anno reagire con le emozioni che daranno le partite e che daranno i nostri tifosi. Grazie mille, un applauso anche al vice sindaco.
Vorrei salutare anche l'assessore allo sport del comune di Pesaro, Mila Della Dora, che è qui. Buonasera, facciamo un applauso anche a Mila Della Dora. E per un altro saluto, un augurio insomma per questa nuova stagione, chiamo qui con me il vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro Marche, Maurizio Biondini. Ecco, i tifosi mi hanno proprio seguita, bravissimi, bravissimi. Buonasera, chiedo anche a lei un saluto, un augurio a questa squadra che sta nascendo e che vuole riportare la città di Pesaro là dove merita. Questo si può dire. Sicuramente. Grazie per l'invito innanzitutto alla VL. Vi porto i saluti del Comitato Regionale Marche, della Federazione che rappresento, ma è un saluto particolare, un saluto molto sentito, molto accorato. Questo perché da sempre la provincia di Pesaro rappresenta oltre il 25% delle società marchigiane. La città di Pesaro è la città che tra queste, su questa provincia ha, il maggiore, ha avuto i maggiori risultati sportivi e l'AVL in particolare è la punta di diamante di, queste, di questo movimento cestistico che è l'orgoglio delle Marche ed è giustamente, ma questo lo dicono i fatti, non sono opinioni, è il massimo che questa regione ha saputo sempre esprimere nella pallacanestro. Quindi ovviamente un in bocca al lupo e mi raccomando, lo dico ai dirigenti, ai giocatori, ai tifosi, riprendetevi al più presto, riprendiamoci al più presto il posto che meritate. Grazie mille. Grazie, grazie mille per essere stato qui con noi. Ringrazio ancora tutte le autorità presenti con noi questa sera e adesso ci avviciniamo al secondo step di questo nostro tour insieme di conoscenza della nuova squadra, spazio alla nuova governance del club, una governance rinnovata che vede in Andrea Valli la sua guida. Quindi le chiedo di raggiungermi perché ormai la piazza si è scaldata. E continuiamo su questa tematica di riportare Pesaro, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, lì dove merita. Ciao Gaia, innanzitutto buonasera a tutti. Devo fare gli onori di casa, quindi devo innanzitutto ringraziare tutte le autorità che sono presenti questa sera qui in questa bellissima piazza. Inoltre volevo allargare il saluto anche a tutti i consorziati e agli sponsor che sono la spina dorsale della nostra società. E inoltre volevo fare un caloroso saluto a tutti i nostri tifosi che sono il motivo e lo scopo per cui noi tutti lavoriamo tutto l'anno per regalare a loro delle emozioni che speriamo sempre più forti. Ecco, adesso poi avremo modo piano piano anche di conoscere la squadra. Si riparte un nuovo anno e si riparte da una guida tecnica importante, quella di Pino Sacripanti, un grande conoscitore di pallacanestro, soprattutto una grande persona che subito ha parlato di casa appena arrivato qui. Riteniamo di aver costruito una squadra che è competitiva e che possa lottare per vincere. Nella costruzione di questa squadra siamo partiti chiaramente dal manico, da un allenatore che ha di indubbia esperienza, che ha capacità anche di far crescere i giocatori che ha in squadra. La squadra è un mix di giocatori di esperienza, giovani e anche giocatori che hanno già militato in Serie 2 vincendo la Serie 2 e anche gli americani nella loro competizione hanno sempre ottenuto risultati importanti. Quindi gli ingredienti ci sono tutti e speriamo bene. Io so che, visto che abbiamo parlato tanto giustamente di storia, di passione, di valori, so che lei aveva preparato un augurio particolare per questa serata insieme. Il motivo di questa serata è, oltre a presentare tutti i giocatori che comunque in questi giorni sono già stati presenti, no, nelle piazze da noi, nella nostra città, vogliamo fare anche un grosso in bocca al lupo per l'inizio di questa stagione. Sarà una stagione molto lunga, ci saranno circa più di 38 partite, molto impegnativa perché si giocherà ogni 3-4 giorni e sarà molto dura perché le squadre concorrenti si sono tutte attrezzate, hanno fatto investimenti grossi per cercare la promozione in A2. Quindi si
preannuncia un campionato molto duro e per questo volevo fare un augurio utilizzando le parole di un grande giocatore, di un grande uomo che purtroppo in questi giorni di 20 anni fa ci ha lasciato. Le sue parole sono state appunto: siate forti e combattete duro, che sono quello che ci serve per andare avanti in questa stagione e pensare di risalire prima possibile. Ciao Alfonso Ford. Nel mio lavoro bisogna essere bravi a rimanere freddi e io fallisco sempre miseramente in questa impresa perché è la commozione in questi casi, è giusto anche che salga. Grazie mille, grazie, per grazie tutta questa immensa passione. Grazie. Facciamo ancora un applauso. Chiamo adesso qui con me Franco Arcieri, presidente del consorzio Pesaro Basket. E l'applauso qua deve continuare però, scusatemi, vi state addormentando. Buonasera, buonasera, grazie buonasera di essere a tutti qui con noi. Ecco, l'atmosfera è caldissima, abbiamo avuto modo di ricordare anche la storia, si inizia un nuovo percorso, il consorzio che è sempre di più un modello applicabile per diverse società della pallacanestro italiana e che funziona e che fin dove può spingersi. Sì, anch'io mi unisco alle parole di Andrea Valli nel fare il ringraziamento a tutti gli sponsor e a tutti i consorziati che ci hanno consentito anche quest'anno di avere un budget importante e un numero che supera i 100, che è un bellissimo obiettivo. Credo che i tifosi che sono qui e che ci hanno seguito anche in questa situazione siano qui perché la VL ha 78 anni di storia e quindi è una istituzione per questa città che va salvaguardata, che va portata avanti, che va mantenuta. E quindi è un loro grande merito questo, perché io credo che quest'anno dovranno essere il sesto uomo in campo per poter ottenere i nostri obiettivi. Lei ha detto ringraziamo le realtà che ci supportano e che rendono possibile tutto ciò, ringraziamo anche la famiglia Beretta, portiamo anche i saluti della famiglia Beretta questa sera. Ringrazio naturalmente il primo sponsor, la famiglia Beretta, giustamente Andrea Beretta doveva essere qui ma non è potuto per un imprevisto essere presente questa sera. Li ringrazio perché anche in A2 hanno mantenuto il loro sostegno, hanno mantenuto la loro passione ed è quello che ci serve per poter guardare avanti, certo, e lottare per i nostri obiettivi. Come nelle famiglie più belle, d'altronde. Come nelle famiglie più belle. Grazie mille, grazie mille. Io vorrei prendere... Sì? Credo che in questa piazza bisognerebbe prendere tutti un impegno. La nostra strada verso la 1 rincomincia questa sera. Prendiamoci tutti questo impegno. Ognuno faccia la propria parte per raggiungere presto questo obiettivo. È un impegno che in questa bellissima piazza dobbiamo prenderci, possiamo prenderci e io credo che sia alla nostra portata. Grazie. Grazie ancora, un applauso. Continuiamo il nostro viaggio insieme, abbiamo già iniziato a ringraziare chi ha reso possibile tutto questo percorso che parte proprio da questa sera. In particolar modo per questa bellissima serata dobbiamo ringraziare Eden Viaggi. Chiamo qui con me Tommaso Bertini, direttore marketing Alpi Tour & World e consigliere di amministrazione della VL. Ecco, la job title sarebbe stata molto più lunga di questa, però ecco, benvenuto. Grazie. Un viaggio, come detto più volte, sottolineato più volte. Partiamo prima da Eden Viaggi, che ricordiamo fa parte di Alpi Tour. Sì, da diversi anni Eden Viaggi si è fusa con Alpi Tour, è entrata a far parte del gruppo Alpi Tour World. Adesso diciamo è una realtà molto più grande con sedi in diverse città, Torino, Milano, Roma
e la sede, comunque la sede importante rimane anche quella di Pesaro, è una delle cose che abbiamo sempre voluto rimarcare, appunto il legame con questo territorio, la vicinanza a questa bellissima piazza letteralmente, e abbiamo ritenuto che anche in momenti difficili come in passato è stato il Covid, che nel nostro settore è stato veramente un momento molto molto negativo, e insomma anche in altre situazioni abbiamo ritenuto comunque di mantenere il nostro supporto, il nostro aiuto e sostegno alla squadra. Prima dicevo che mi è già capitato di vedere una grande palla da pallacanestro in una grande città, non voglio fare ovviamente paragoni, ma mi trovavo a Las Vegas all'NBA Summer League ed effettivamente tutti li avete visti sui social, la palla immensa che illuminava la città. Questa è un po' più piccolina, ma sicuramente la passione che c'è in questa piazza non è seconda a nessuno. Quali sono gli ingredienti per un viaggio perfetto? Questa è una bella domanda. Il viaggio che noi vogliamo fare sarà sicuramente un viaggio che deve regalare emozioni, divertimento, così come quello diciamo che noi cerchiamo di fare nel nostro settore. Quindi anche come membro del CDA, se parliamo di impegni, uno degli impegni che ci prendiamo sarà sicuramente quello di far divertire la gente, farla riappassionare ancora di più, portare se le persone, possibile, se possibile, e anche soprattutto tanta. Magari più piccoli. Grazie mille, grazie. Prego. Per il supporto, grazie per averci regalato questo bellissimo momento insieme. Facciamo un bellissimo applauso. Adesso è arrivato quel momento lì. Qui mi dice Giovanni, che ringrazio per la scaletta che è precisa con i tempi. Siamo giusti con i tempi, sei soddisfatto? Perfetto. È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, perché dobbiamo conoscere quelli che poi sono i protagonisti che scendono in campo e quelli che li accompagneranno all'inizio di, per tutta questa, la durata di questa avventura. Voi siete pronti? Allora, io magari vi direi così, se iniziamo un pochettino a prepararci, vi farei salire da questo lato. Ok, allora, tifo, ho bisogno un po' dell'atmosfera qui, perché adesso chiamerò uno ad uno i giocatori qui sul palco, li dobbiamo conoscere insieme, quindi voi dovete aiutarmi, un po' come quando fanno l'ingresso in campo, ok? Perfetto. Allora, partiamo da un'ala forte, serba, classe 1999, 2,03 metri, un grande tiro da tre punti, un giocatore che sa giocare molto bene spalle a canestro, oro agli europei under 18 nel 2017, questi sono gli ingredienti perfetti per chiamare qui sul palco col numero 1, Danilo Petrovic. Ho detto quasi tutto, più o meno. Ti chiedo... esatto, bravissimo. E ora passiamo a un prodotto del nostro, oggi dico nostro, mi sento un po' parte anch'io di questa famiglia, ne vado molto, molto orgogliosa. Nostro prodotto del settore giovanile, nato a Buenos Aires, classe 2004, una guardia con anche esperienza nelle nazionali under, col numero 7, Ottavio Maretto. Che applauso questo! L'idolo della folla! Sì, mettetevi... Guardate, mettetevi in modo tale da seguire questa linea. Poi mi dite, fotografi, se vi piace l'idea, io vi faccio fermare qui. Fotina, va bene? Perfetto. Il prossimo giocatore ha una grandissima esperienza, versatilità, ed è ovunque andato è stato importante per costruire uno spogliatoio che funzioni, per creare quell'alchimia di gruppo che è importante per far sì che un gruppo sia vincente. Play, guardia, classe 1992, col numero 8, Salvatore Parrillo. In realtà tra un po' li faremo anche parlare, non vi preoccupate, però intanto iniziamo un po' a rompere il ghiaccio. Ok, qua so già che è già nel cuore di qualcuno di voi, anche se è appena arrivato, fresco fresco di promozione con Trapani battendo la Fortitudo, in cabina di regia, personalità, affidabilità, anche determinazione, sa gestire i ritmi e quei momenti difficili, i momenti che contano, classe 1994, in cabina di regia, col numero 12, Matteo Imbro.
Tranquillo, che poi un paio di domande te le facciamo. Ora è il momento di un pivot. Classe 1992, bravo nel giocare il pick and roll, un buon tiro dalla media, un buon gioco in post basso, un solido difensore. Tutto questo nel numero 13, Quirino De Laurentiis. Momento di un'ala piccola, classe 1997, che arriva da oltreoceano, bravo nell'uno contro uno, nel post-up, un buon tiro. Sicuramente un giocatore in crescita e che ha scelto proprio Pesaro per cercare di fare quello step per migliorare sempre di più. Conosce molto bene il basket europeo, nel 2014 si laurea campione del mondo under 17 con la nazionale USA, col numero 15, VJ King. And don't worry, I just said great things about you. Okay, they want you just here, so we have the ball in the middle here. Okay, that's great, perfect. Just for a good picture. Okay, continuiamo. Guardia, classe 1998, sa usare bene la sua fisicità per costruirsi dei vantaggi, sia in pick and roll che in altre situazioni di isolamento, può marcare più ruoli col numero 20, Lorenzo Pucarelli. Anche qui abbiamo un bronzo all'Europeo dell'Under 18, un argento ai mondiali, sei disatte... Lorenzo, scusa, no, non volevo disturbarvi. Sorry, I just don't want to bother you, but I just wanted to talk about him and his successful youth career. No, stavo ricordando le tue vittorie, però vabbè. Scherzo, ovviamente. Andiamo avanti. Allora, classe 1993, anche qui ricordiamo un po' il passato con la nazionale Under 20, oro nel 2013 con l'Estonia, una notevole presenza a rimbalzo, è versatile, può giocare in diversi ruoli. Mi dicono che è anche molto social, col numero 21, Eric Lombardi. Ecco, mi fermerei, scusa, un secondo, perché fermiamoci un secondo. Mi hanno detto che sei molto social, è vero? Ma non è vero, ma no. Come no? Normale, come tu. Normale, perfetto, normale mi basta, perché ho un compito per te. Dov'è Giacomo? Dov'è Giacomo? Giacomo, ti sei già scordato che ho bisogno di te? Eccoti qua, non ci può scordare. Allora, guarda, semplicissimo. Questo è Instagram, della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, ok? Questa è la diretta, sai come si fa, perché ci devi solo insegnare. Fai una bella diretta per i tifosi che non sono qui questa sera, gli facciamo vedere un po' la presentazione, che cosa si sono persi, che cosa si perderanno se non vengono alla Vitrifrigo Arena, mostriamo anche la simpatia, insomma. Vuoi avviare la diretta, no, così? No, volevo fare una diretta senza avviarla. No, avviamola, facciamola partire, sei tu l'admin in questo momento, occhio a quello che dici, mi hanno suggerito te, non so perché, questo poi lo scopriremo, mi fido di chi si fida di te più che altro. Possiamo continuare, ci siamo fermati giusto perché adesso dobbiamo presentare un grande ritorno, un'ala centro, classe 1992. Questa maglia la ama, è atletico, veloce, ha una buona mano da tre punti, ma soprattutto è innamorato di questa piazza, di questi colori, col numero 41 Simone Zanotti. Bellissimo, bellissimo. Io intanto vado avanti con questo sfondo che non fa male.
Passerei al prossimo giocatore, che è il nostro secondo giocatore USA, play guardia, classe 1996, un play realizzatore che sa giocare anche guardia, si integra bene con i suoi compagni di reparto, poi magari lo chiederemo anche al coach nel capire insieme che tipo di pallacanestro vedremo sul parquet. Ha una grandissima pericolosità offensiva, anche lui è un grande conoscitore della pallacanestro europea, dalla California, col numero 44, Khalil Hamad. Hello, welcome. I just said that you love very much Pesaro. Is it true? Perfect. No, it doesn't matter. I just said your skills. Okay, then we have the chance to talk even with you. È arrivato il momento di presentare lo staff. Facciamo intanto un applauso a questi ragazzi di nuovo. A proposito di pesaresi, di amore per Pesaro, io adesso vorrei chiamare qui con noi il vice coach Giacomo Baioni e l'assistant coach Luca Pentucci from Pesaro. Ciao, ecco, io chiedo un attimo un supporto ai fotografi, perché non era tarato per quelli piccini come me, nel senso, dove li posizioniamo? Li mettiamo qui, ti va bene? Anche ci spostiamo, facciamo un passetto, ok, facciamo tutti un passettino più là, vicini, stiamo benissimo. Ok, ora, il preparatore fisico atletico Roberto Venerandi e l'assistente preparatore atletico Davide Tamburini. Grandi, li state facendo faticare i ragazzi in questa fase, moltissimo. Mi ricordo, tanti anni fa non si direbbe, ho fatto l'atleta e questo era il momento dell'anno. Non continuo, lo odiavo. Ma sono fondamentali, sono quelli che poi ci permettono di correre in campo. Adesso è arrivato il momento di presentare il direttore di questa orchestra bellissima. Prima l'abbiamo nominato, io direi che per presentare il coach io ho bisogno di un po' di... Facciamo un po' di... Oh! Ecco, bravissimo. Nel ruolo di coach, ma non solo, anche di general manager, il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro per la stagione 2024-2025, Pino Sacripanti! Venga qua con me, stavano aspettando solo lei, dobbiamo fare una chiacchierata perché è giusto dare, insomma, salutare i tifosi che l'amano tantissimo. Prima mi sono permessa di dire che fra le prime parole dette da lei è stato un ritorno a casa, questo, un grande ritorno, vedo anche l'emozione nei suoi occhi. Sì, buonasera a tutti, grazie, veramente emozionante ritornare qui con questo calore. Aumenta la responsabilità di far bene questo, grazie a, chiaramente, a tutti gli sponsor, a questa società che mi ha fortemente voluto, e soprattutto, devo dire la verità, sono tornato perché mi sono trovato benissimo qui quando sono stato ormai 17-15 anni fa, e con una tifoseria del genere, una curva che ogni volta che sono tornato ha fatto sentire il suo affetto. Ecco, un po' in tutte le grandi realtà si riparte sempre a costruire partendo da uomini forti che a volte collaborano con altri uomini forti. Quest'anno anche il ruolo di general manager affiancato da una persona che la storia di questa piazza, insomma, l'ha fatta, ha contribuito a farla, Walter Magnifico, che sarà al suo fianco, che è stato al suo fianco in questa fase di costruzione e che l'accompagnerà anche durante la stagione. Quanto è importante riuscire ad avere nello staff una persona che incarna i valori di questa società. Sì, intanto bisogna dire che c'è intorno a me della gran gioventù, tra
tra Matteo Maggi, c'è Nicola che mi dà una mano, tutta Nicola Dolci, tutti i presidenti, così, molto giovane, molto, molto snello come lavoro. E poi era una mia, come dire, richiesta che Walter si potesse stare molto vicino, potesse stare molto vicino alla squadra. È stato con me quando abbiamo vinto anche l'Europeo, la medaglia d'oro, era il nostro accompagnatore, fece un lavoro con i ragazzi bellissimo. Lui rappresenta insomma il basket a Pesaro, e stare vicino alla squadra per me, al di là dell'amicizia personale, molto importante. Che è un applauso, giustamente. Vuoi fare un saluto? Dai, Walter, dai, velocemente, glielo facciamo fare un saluto. Sì, veloce. Ma non è di grande parole, ma è una presenza costante. Dai, dai, ma gliele facciamo dire due parole, dai. Facciamo un applauso. Vuoi salire o vuoi stare qui? Guarda, puoi scegliere tu quello che vuoi per me. Ho questo difetto qui che devo far parlare le persone il più possibile. Mi dovete sopportare per questa sera, coach. Walter. Buonasera a tutti. E niente, io rubo tre secondi. Grazie Pino per le parole. Sono convinto che questi ragazzi oggi e questi in questa da oggi e per tutta la stagione rispetteranno quello che tutti i tifosi nostri si aspettano, butteranno veramente tutto il cuore in ogni partita, si sacrificheranno per questa maglia e sono sicuro che si otterranno dei grandi risultati. È una squadra di grandi lottatori, di gente di alta caratura morale, di qualità tecnica, quindi mi aspetto molto da voi, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Era improvvisata questa, perché sennò non volevo mettere pressione. Abbiamo parlato dei valori, del cuore, della passione, tutti ingredienti importanti. Parliamo di pallacanestro, perché questo è un campionato veramente difficile e il livello si sta alzando sempre di più in A2. È un campionato veramente molto competitivo. Ci sono almeno 10 squadre che possono ambire ai playoff, forse una sulla carta che ha qualcosina in più rispetto alle altre. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo campionato e dalla sua pallacanestro con questa squadra? Ma è un campionato difficilissimo, perché credo che sia la prima volta nella storia della pallacanestro italiana che c'è un campionato da 2 a 20 squadre, con squadre che hanno, insomma, si sono attrezzate per poter entrare nei playoff e poter giocarsela fino in fondo. Noi siamo una di queste, dobbiamo avere sicuramente non aver paura di nessuno, ma nello stesso tempo avere l'umiltà di sapere che siamo 10 giocatori nuovi che si sono messi insieme adesso, ed è giusto passo dopo passo crescere giorno dopo giorno, magari nel precampionato guardando un po' meno i risultati, ma quanto alla solidità che dobbiamo costruire per poi arrivare al meglio in tutto il nostro campionato. Sono scesi giocatori importanti di livello anche dalla 2 alla 1, dei giocatori anche americani che insomma hanno fatto tanto, e ripeto, noi dobbiamo avere anche un po' l'umiltà di dire chi siamo, essere consapevoli delle nostre forze, però anche passo dopo passo, giorno dopo giorno, col sudore, col lavoro, metterci a posto. Questa pre-season per adesso ci ha regalato tanto lavoro. Siamo stati accolti benissimo. Intanto ne approfitto per fare un saluto al sindaco, al vice sindaco di Carpegna, che ci hanno trattato veramente come una famiglia lì a Carpegna, ci hanno fatto sentire a nostro agio, e stiamo continuando adesso il grande lavoro in palestra. Dovendo scegliere una parola che identifichi la sua squadra, che non mancherà sicuramente mai. Così uno dice sempre lotteremo sempre fino alla morte. Beh, una però, una parola, lotteremo sempre. No, consapevolezza, credo che consapevolezza sia importante. Bellissimo, grazie coach, in bocca al lupo per questa stagione. Ci sono anche i ragazzi del settore giovanile qui questa sera. Adesso facciamo tutto, facciamo anche la foto. Prima volevo salutare i ragazzi del settore giovanile, se ci sono. Dove sono? Non ci sono. Sono timidi, mi aiutate? Dove sono?
Ah, sono là in fondo. Eccoli là. Ciao ragazzi, in bocca al lupo anche voi. So che il vostro sogno un giorno sarà poter essere anche voi, non qui sul palco a sentire quello che dico io, però a giocare nella grande arena di questa bellissima città. Facciamo un applauso anche al settore giovanile, a questi ragazzi che hanno bisogno di continuare a credere nei propri sogni. Facciamo una foto tutti insieme, io direi, questo è il momento. Poi devo ricordare un paio di cose perché i tifosi ci sono, ma ne abbiamo bisogno ancora di più. Aspetto istruzioni da voi, fotografi. Io mi posso anche mettere, stavo per dire, scendo, ma non è il caso. Mi metterei di qui. Andate un po' più avanti, così facciamo una specie di riga. Facciamo una riga, prima mi hanno spiegato così, non dobbiamo più essere a semicerchio, ma dobbiamo fare una riga. Non so se tutti da un lato vi facciamo dividere. Lo staff vi va bene tutto qua in fondo? Li dividiamo? Ok, due preparatori li mandiamo dall'altra parte? Eh? Così è stupenda. Prego, prego, prego. Voi aspettate? Sì, mettiamoci qui. Prego, 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 prego. Con l'autorità, magari, ecco, vi chiedo anche a voi di dividervi, così siamo bilanciati. Assolutamente. Voi poi ditemi quando ci siamo, eh? Giovanni, mi fai un segno tu quando siamo a posto con il momento foto? Ci siamo? Ancora qualcuna? Intanto vi ricordo che la campagna abbonamenti è in corso, era qui che volevo arrivare poco fa, abbonarsi è possibile presso la Casa VL Piscina di Via Togliatti e online sul sito Viva Ticket per supportare i ragazzi in questa stagione. A posto? Benissimo. Non è finita, adesso farò parlare anche qualcuno di voi. Simone, vieni qui. Dove vai? Oh, vieni qua. Buonasera. Questa non me l'aspettavo. Non ti hanno preparato? Me la pagherai. Vabbè, pazienza, alla fine ci rimetto sempre io. Però, dai, hai visto come ti ha accolto questo pubblico? Lo so che te lo aspettavi, però poi viverlo in prima persona è sempre, sempre penso, un'emozione bellissima, come fosse la prima volta. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa stagione? Come mai hai scelto di tornare? Insomma, sappiamo il tuo amore per questi colori, ma dici di più. Ma sì, come ho già detto tante volte, io qua a Pesaro ci sto benissimo. In primis ho scelto di tornare qui per l'ambizione, per il progetto di quest'anno. È stimolante, dai. Io ho un po' di stagioni che onestamente faccio tutte, le ho giocate tutte per salvarsi, no? Quest'anno invece l'obiettivo è diverso, è ambizioso, è importante. Onestamente non ho mai giocato con una squadra che combatte per un obiettivo così importante, quindi per me tornare a Pesaro in questo momento vale doppio. Certo. E poi sto bene, si mangia bene, quindi cosa devo dire? Come darti torto, prima ricordavo che solamente negli ultimi mesi sono stata qui 3-4 volte, perché è una città veramente, veramente troppo bella. E questo gruppo che adesso noi abbiamo un pochettino raccontato, ho cercato di dare giusto qualche caratteristica, poi lasceremo parlare il campo, ma dal punto di vista umano sono super. È divertente? Sono super, sono super. A parte Matteo. Sono bravissimi ragazzi. No, vabbè, a parte Matteo. Con la simpatia la conosciamo. Parterino che non finisce mai di parlare con Eric. Ecco, aiutami esatto un Eric po'. Eric è il nostro DJ. Eric, io pensavo social, ho sbagliato sì, compito. Sì, sì. Infatti Eric la diretta è DJ, già finita. Rino è il vocalist. Poi, un pochino a posto.
sì, no, beh, a parte gli scherzi, dai, il ballerino, devo ancora scoprirlo, sai, devo ancora scoprirlo. Scusa coach, ma queste cose piacciono sempre tanto ai tifosi, devo anche un po'. C'è qualcuno che canta bene, i gusti musicali migliori? E ancora c'è da scoprire, dai. Siamo agli inizi, per adesso siamo tutti sotto osservazione, the best siamo tutti singer? Seri. Ok, no, not you. Okay. Lo scopriremo. Adesso sorriderà, lo facciamo anche sorridere. Sì, you're sì, going sorride, to smile sorride. Now, don't worry. Ok, facciamo un applauso a Simone allora. Grazie. Dai, breve indolore. Matteo, vieni. Ciao, te l'avevo promessa l'intervista. Dovete sapere che Matteo ama fare le interviste proprio sempre in prima fila quando si tratta di parlare. No, dai, a parte gli scherzi, hai scelto Pesaro, hai detto di essere molto felice, onorato di rappresentare una società con questa grandissima storia. Arrivi fresco fresco da una promozione importante. Cosa serve per vincere la 2? Te la dico proprio così. Ma innanzitutto buonasera a tutti. Siete tantissimi, questo ci fa piacere vederlo e sentire il vostro calore. Per vincere la 2 secondo me ci vuole tanta pazienza, mm-hmm. tanta tolleranza. Il tira 4 ancora non esiste, però tolleranza e volontà di fare. Queste secondo me sono le caratteristiche che ti possono aiutare a vincere un campionato. Cosa ti ha detto? È la fortuna. Quella, ah, vabbè, quella diciamo che non è che fai male. E poi anche con un tifo così, diciamo che... Sì, il tifo aiuta. Diciamo fa la differenza quando comunque giochi in ragazzi casa. Ho detto con un tifo così mi aspettavo tipo wow, basta, è finito, finiti i cori, bravi. Erano per Simone, quindi erano solo per Simone. Io devo chiederlo a Simone la prossima volta quando li devo svegliare. Ti chiamo te, scherzo ovviamente. Cosa ti ha detto il coach per convincerti, passami il termine, qual è il suo progetto non solamente sulla squadra ma anche relativo chiaramente a te? Mi ha detto vieni a Pesaro che c'è un bel mare, quindi no, scherzo. Ti avevo detto che era simpatico ma tembrò, eh. No, mi ha spiegato il progetto, l'ambizione della società, la sua ambizione, ed è quello che coincide con quello che cercavo e volevo io dopo l'anno vissuto a Trapani. Quindi erano idee e cose che avevamo in comune, e quindi questo mi ha portato a scegliere Pesaro. Grazie mille Matteo. Grazie a voi. Grazie a te. Khalil VJ, come here with me, Khalil. Don't be shy, please. Officially welcome to Pesaro and to Italy. What has stood you out the most so far since you've been here? Probably the food, to be honest. Oh, ok. Gli ho chiesto che cosa l'ha impressionato di più da quando è qua. Ha detto, devo essere sincero, forse il cibo. Are you agree with him? Yeah, definitely the food. Il cibo, molto bene. Why did you choose Pesaro? Honestly, it's my first time in Italy. Yeah? And I'm just looking forward to being with the team. And we have a big goal in front of us and we want to accomplish it. Okay. Same big goal, you know, a couple of my friends played here before, so they had great things to say about it, you know, so seemed like a great opportunity. Gli ho chiesto come mai hanno scelto Pesaro, è la prima volta che sono in Italia, vuole semplicemente essere qui, dare il meglio di sé, riuscire a fare il meglio per i propri tifosi. Khalila ha un paio di amici che hanno giocato qui a Pesaro in passato, quindi ha chiesto consiglio loro. Chiaramente le parole per Pesaro sono sempre le migliori e quindi è qui per questa nuova sfida. Facciamo un applauso. Well, someone told me that honestly we can do this interview in Italian because you already learned something. So, finally, I can see you laugh. Okay. Did you learn some Italian word or no? Sì. Ciao, è stato bellissimo stare con voi questa sera. No, for real. Sì, and what else? Ciao. Ciao, finito. Pala.
finito, just to say, okay, practice is over, we can start to run. Ok, perfetto. Cose basiche, diciamo, ci possiamo lavorare un pochino. Salutiamo i tifosi, possiamo, can we say hi to your fans and I don't know, just introduce yourself and say that you are going to wait them to your arena and to show your best basketball. And then I translate, don't worry, in English. I don't even really hear what she said. Say hi, can we just see you guys? Okay, go ahead. But, wait, I have to understand, because you can speak too. So it's funny that you are giving advice to him to say something. You can just say whatever you think, you know. No, gli ho chiesto di fare un saluto ai tifosi, visto che insomma sono nuovi, dice che noi siamo pronti per scendere in campo con il nostro miglior basket. E lui dà i consigli a lui, ma puoi parlare anche tu. You can say whatever you think. Can't wait to see you guys at the games, you know. Get a lot of win for you. And, yeah, to see you there. Perfetto, it was easy. Non vedo l'ora di vedervi fare il tifo per noi, faremo del nostro meglio, semplicemente ci vediamo. Ok, thank you so much. You can come back there. Simone, facciamo una foto tutti insieme, dai. Sì, perché sei alto, quindi puoi fare un selfie. Sì, col tuo, dai. Facciamo un selfie con tutta questa bellissima piazza. Dai, dai. Poi ho finito con le cose social, giuro. Anch'io vengo. Aspetta, oh. No, ma fai così, guarda. Ti devo spiegare tutto. Non sono social. Giralo. Fai tu. Ma io, guarda come sono bassa. Tienilo alto e schiaccia qui di lato. Sì. Spettacolo. Ecco, vai. Sì, vai. Sorridete tutti là dietro, eh. Sì, ci sono. Ok, dai. Secondo me potrebbe essere uscita carina. Grazie ragazzi, facciamo un applauso alla squadra. Non è una sorpresa perché li avete visti in prima fila, ma vorrei ringraziare anche Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Celestino Vietti e Federico Fulini per essere qui con noi questa sera per supportare la pallacanestro. Sappiamo insomma che vi piace molto questo bellissimo sport. L'appuntamento dal 20 al 22, Giovanni permettimi, su Sky Sport con il Gran Premio di Emilia Romagna, così è giusto, ho detto tutto, fammi fare un po' anche di promozione, ecco, sempre a supportare i nostri motociclisti. Siamo arrivati già alla fine, io volevo rimanere qui con voi per tanto tempo, abbiamo già finito. Allora è arrivato il momento di ringraziare, il mio momento di ringraziare, vi ringrazio perché per me è stato un onore oggi essere qui e aver raccontato l'inizio di una grande avventura, aver partecipato alla vostra passione, al vostro cuore, ai vostri valori in questa bellissima piazza. Grazie davvero di cuore, in bocca al lupo a tutti per questa stagione, verrò a vedervi e voi continuate a tifare così perché siete pazzeschi. Grazie, grazie di cuore a tutti. Un grazie anche a tutta la società, chiaramente lo spazio qui era piccolo, non riuscivamo a farli salire tutti quanti, ma siete pazzeschi tutti, vi adoro. Sono molto contento che abbiamo fatto due partite molto molto equilibrate, tutte e due molto impegnative, una squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato per tutto il girone la regular season come Forlì. Abbiamo giocato punto a punto, abbiamo perso di un punto, invece un'altra vigevano un po' più avanti di noi di preparazione, molto tosta, molto intensa, e anche lì siamo andati a supplementare, poi vincendo la partita. Questo ci conferma, abbiamo visto quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo migliorare, come ci dobbiamo preparare, e sappiamo che sarà un campionato veramente difficilissimo e lunghissimo. A livello di squadre io credo che in questo momento non possiamo fare una lista ben precisa. A livello nostro forse l'insidia maggiore, come dire, è avere della resilienza, ecco, della resistenza alla fatica, a rimanere uniti, a non lasciare niente quando incominciamo a sentire il peso della fatica, perché un campionato così impegnativo
oggettivamente non si è mai visto. Più grande punto di forza? Siamo una squadra nuova, ancora dobbiamo trovare i nostri equilibri per poi cercare di avere dei punti di forza, dei punti di, come dire, delle certezze su cui partire. Ancora le stiamo cercando, ci metteremo ancora un po' di tempo, bisogna avere pazienza, bisogna essere bravi nel cercare di essere più coesi possibili. E ci scopriremo, ci stiamo scoprendo noi giorno per giorno. La nostra avventura per tornare in A1 inizia questa sera e quindi da questa sera tutti insieme uniti dobbiamo avere questo obiettivo, tornare presto in A1 dove merita di stare una VL che è 78 anni, ha 78 anni di storia. Il pubblico serve perché deve essere, come si dice, il sesto uomo. Noi in casa dobbiamo vincere ogni partita, dobbiamo lottare ogni partita se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Per cui la presenza del pubblico è indispensabile e credo che il pubblico, come vediamo questa sera, molto numeroso, possa essere presente e possa essere molto disponibile a sostenere la squadra durante tutto il campionato. Quali sono i buoni propositi per questa stagione 2024-2025? Direi salire in Serie A. Siamo tutti qui per questo obiettivo qui, dai, alla fine quando abbiamo firmato tutti per Pesaro sapevamo già dove finivamo, in che città, in che tipo di ambiente, quindi il progetto è questo. Quindi tutti ci dobbiamo combattere, dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo che comunque è salire in Serie A. Questo. Siamo una squadra, a mio parere, fisica, che si può giocare le sue carte sotto questo aspetto qui, andare a giocare anche in post basso con quasi tutti i componenti della squadra, perché siamo una squadra, secondo me, grossa. E quindi questo, poi sicuramente ce ne sono altri che riusciremo ad esprimere tra un po' di mesi. Adesso è ancora un po' tutto acerbo, dobbiamo ancora formarci bene per capire. Come ti trovi all'interno della squadra e anche la città, come ti ha accolto? Benissimo, non ho niente da dire, veramente benissimo, la città è come se conoscessi già tutti. Bene, la squadra, come ho già detto, essere bravi, vogliosi, disponibili, rende tutto molto più semplice, anche soprattutto da questo punto di vista, quindi l'inserimento del gruppo è stato velocissimo.